grazie di aver accolto il nostro invito. Oggi Palazzo Garuda si presenta veramente come uno dei suoi vestiti più belli ed è davvero un piacere e un onore anche rappresentare il signor Sindaco, che purtroppo non è potuto essere presente e mi ha delegato di essere qui presente a fare gli onori di casa per l'inaugurazione di una mostra che già, come potete vedere, si presenta in maniera splendida. E a ricordare un artista importante del nostro tempo, a ricordare un artista che dalle origini istriane rappresenta ancora una volta di più quello che era veramente la voglia di vivere l'arte, la voglia di comunicare. È una mostra molto attesa, la dobbiamo all'attenzione, alla professionalità e tante altre belle cose che c'è. Addirittura a Cervoni, leader della critica d'arte di Trieste, e quindi se lei ha accettato di presiedere, coordinare o porre in essere la mostra della carriera, questo ha un preciso significato sulla qualità e sul livello. La carriera ha una dimensione internazionale. La carriera ha vissuto a Roma, è stata a New York, ha percorso tutti i grandi itinerari della pittura, è mancato pochissimo tempo fa, oltre a 90 anni, eccetera, quindi ha percorso tutte le ipotesi del secolo passato, è una parte importante anche di questo. Dico, è una pittrice che ha superato nettamente i livelli non solo di Trieste ma anche di italiani, per questa combinazione, per la sua famiglia che ha vissuto, per gli incarichi, con il generale, una famiglia di persone di qualità, eccetera. Quindi ha avuto occasione di incontro per vari motivi. E la cifra sua è costante. Quando guardate un quadro vi pare di... E non è possibile dire ma chi sarà questo? Ha una cifra interpretativa e visiva immediata, e questo è raro. La mostra propone, se voi vedete da quel lato, un angolo che ricorda questo periodo fulgido della rete artistica, perché Nora Carella è diventata famosa nel mondo dell'arte negli anni 70 dopo un ritratto che aveva fatto al sindaco Gianni Bartoli. C'era Marisa Bartoli, sua figlia, che faceva l'attrice di successo a Roma, e lei ha detto: Nora, vieni qua. E così la Carella ha risposto alla Galleria La Feluca, che all'epoca era la galleria più importante di Roma, suscitando un successo enorme, perché i quadri parlano da soli. Se voi andate a vedere i ritratti, nello stile di quegli anni, lei ha fatto dei ritratti e li faceva in 45 minuti, un'ora, assolutamente riconoscibili, ma non solo riconoscibili, ma catturava lo sguardo, cioè l'anima, che è la cosa che nei ritratti è la più difficile da catturare. Naturalmente la maggior parte dei ritratti si trovano nelle ambasciate a Roma, si trovano a Sorbonne di Faradiba, ci domandavamo prima con Patrizia Piccione dove sarà finito. Era nella Reggia, poi dalla Reggia è finito sicuramente in America, perché loro sono andati a vivere in America, adesso non so, ma quindi poi sono a Loisa del Triestino, al Comune, ci sono in tanti luoghi, a Palazzo Boccheri, se a Palazzo Boccheri sono per esempio esposti, ma molti chiaramente sono privati. E quindi questo è in un certo senso, non dico il passato, ma la realtà di Nora Carella fino agli anni 2000. In realtà, anche prima di quella data, lei si era con piacere messa a dipingere fiori, nature morte, paesaggi, con questo comune denominatore che solo i grandi artisti hanno, cioè quello della luce. Perché dai suoi quadri, come vedete, scaturisce sempre la luce. È stata da Vermeer a Canaletto, a Guardi, a Sonia Delaunay, a Picasso, che poi frantumava le immagini e ne scaturiva la luce e il colore, la luce fino al light design, no? Alla luce, la light art di oggi, si fa con mezzi tecnologici, la luce è sempre stata l'elemento portante e fondamentale dell'arte. E qui abbiamo questa valenza luministica, come diceva prima l'avvocato Papora, assolutamente costante è il leitmotiv della mostra. Qualunque cosa Nora Carella abbia dipinto,
l'ha dipinto con il colore, anche tante volte un colore che diventa faux, no? Faux vuol dire selvaggio, cioè acceso, e quindi luce e colore. Ha dipinto fino al 2014, è mancato nel 2015, ha 96 anni, quindi fino all'ultimo momento. È stata una grande mamma perché all'età, quando i figli erano ragazzi e ragazzini, è rimasta vedova, aveva tre figli, e vedova e assolutamente non ricca. E quindi ha saputo mantenere con la sua arte in quegli anni, che non era proprio gli anni di oggi, tre figli portandoli alla laurea, al successo, alla professione, con la sua arte e vivendo largamente, perché aveva anche la caratteristica di essere un'imprenditrice, nel senso migliore della parola, di se stessa. Cioè lei credeva abbastanza in se stessa, si promuoveva, telefonava, faceva, cioè era un'imprenditrice di se stessa, e quindi in un certo senso ci ha dimostrato che quando si vuole, si può. Si era formata all'Accademia di Belle Arti di Venezia e quando aveva incontrato il suo marito, un conte Fulbert, in treno, lui che era napoletano, insomma da quelle parti campano, ed era un ufficiale, andava in Africa e le ha detto: "Ora vieni, sì, ha risposto lei, perché mi piacciono le cose nuove". Mi fa molto piacere che siate così numerosi, perché Nora Carella ha, come sapete, ha combattuto tutta la vita per l'arte, per se stessa e per i suoi figli. E questo fatto che a tre anni dalla sua scomparsa siate così numerosi vuol dire che veramente lei ha lasciato un segno come artista e anche come donna. Non ha mai lasciato il suo amore, che era il pennello, ma nel contempo non ha mai lasciato i suoi tre figli, e qui abbiamo Raffaele che l'ha seguita sempre, non ha mai lasciato i suoi figli, e questa è una cosa che voglio sempre ricordare. Era rimasta vedova quando loro erano ancora molto giovani ed era rimasta anche, diciamo, senza disponibilità economiche, ma fece un ritratto per il sindaco Gianni Bartoli. Marisa Bartoli lo vide, allora era una affermatissima attrice a Roma, le disse: "Nora, vieni a Roma", e lei finì nella prima galleria dell'epoca, che era la galleria La Feluca dei coniugi Ferrel, che erano due giornalisti, e da lì avvenne il suo grande lancio verso la ritrattistica internazionale, che la vide ritrarre personaggi del livello di Faradiba, invitata alla corte imperiale, e poi vedete nella bacheca c'è anche il ritratto della sorella gemella dello Shah. Praticamente lei ha effigiato tutta la famiglia iraniana imperiale, e poi ha effigiato l'ex presidente Carter, Fini, Andreotti, Berlinguer, Dino Banchi, Dalila Di Lazzaro, l'avvocato Agnelli, tutti i grandissimi personaggi dell'economia, della politica, della letteratura, dell'arte. Sono passati anche il famoso allenatore di calcio svedese Nils Lidholm, insomma tutti quanti li ha effigiati. Poi appunto, però ha avuto anche un invito importantissimo negli Stati Uniti, che però ci è andata ma ha abbandonato per non lasciare da soli i figli. Quindi una grande donna, un'artista d'eccezione, un'artista innovatrice, perché se voi fate poi il giro, o l'avete già fatto, della mostra, andate lì sulla destra, c'è l'ultimo quadro che lei ha dipinto nel 2014, e voi vedete che è un quadro informale, quindi questa capacità di lasciare la forma e di traghettare la propria arte, il proprio linguaggio, verso anche la modernità e l'attualità più assoluta. Porto il saluto ovviamente del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale, che rappresento appunto nella veste di assessore, in questa straordinaria edizione, perché appunto io ricordo di essere stato altresì in un saluto con Nora Carella, un'altra invece, e inaugurazione di mostra. Quindi mi ritrovo in una situazione straordinaria dove non c'è l'artista. È chiaro che l'elemento di coerenza pittorica e di introspezione si esalta in Nora Carella, e l'elemento di molto prezioso
nel aver scelto di essere innanzitutto una ritrattista, dimostra che Nora Carella non era una semplice ritrattista, ma era colei che andava nella spiritualità di colui che andava a ritrarre. E l'elemento che la distingue da altri ritrattisti è vedere quei ritratti che sono veramente animati da una tecnica, da una mano, da un'impronta che li rende eternamente vivi. E quindi il Comune di Trieste non poteva non raccogliere questa opportunità straordinaria che tu, Marianna, infaticabile madrina d'arte, sei qui a donare la città di Trieste. Ecco, madrina e critica d'arte, a donare a questa città un grande evento. Grazie, nome della città. Grazie. Donna Carella era molto contenta. Io non la conoscevo, però abbiamo subito collaborato molto bene insieme e con piacere vedo che in questa mostra c'è il catalogo, un bel catalogo curato da Anna Cervoni illustrato, e questo mi fa piacere perché chiaramente una mostra, un artista senza un catalogo è una mostra che vale un po' meno. Ma sono importantissime le bacheche con dentro i materiali, insomma, no? Materiali archivistici, le foto, gli inviti, le critiche, le lettere. Complimenti, perché una serata così fredda, insomma, per me perlomeno che vengo da una città dove lavoro non c'è quasi mai, insomma, e invece vedere molta gente che è venuta, che con affetto, che ha controllato, che guarda, insomma, che commenta, che ricorda, e grazie. Due sole parole, non voglio emozionarmi, spero che lei ci veda quanta gente carina è venuta qui a ricordarla. La rassegna proporrà vari eventi collaterali e in particolare domenica 21 e domenica 4 febbraio dalle 11 alle 13 visite guidate, laboratori di disegno e pittura ispirati all'opera della Carella e rivolti in particolare ai giovanissimi. E il 27 gennaio avrà luogo invece una conversazione a più voci tra artisti, critici e gente comune che ha conosciuto l'artista, in cui verranno approfonditi più aspetti della sua vita e del milieu culturale, sociale, artistico dell'epoca, con particolare riferimento alla condizione della donna nel Novecento, di cui Nora Carella è stata proprio, posso dire, una protagonista. Il 10 febbraio alle 21 ci sarà un concerto breve con l'esecuzione delle musiche predilette dalla pittrice e l'interpretazione attraverso la musica dei dipinti esposti. La mostra ha diciamo alcune sezioni, una la fondamentale nel percorso della Carella è stato quello dedicato ai ritratti e per la serie dei ritratti e anche del ciclo delle donne Liberty che lei fece all'età di 80 anni, abbiamo pensato con il maestro Casaccia, con Ilaria Zanetti e con Claudio Gasparoni a un programma per le donne Liberty, il Cancan. Poi, come tutti sapete, Nora Carella è stata invitata alla corte di Teheran proprio dallo Shah di Persia per ritrarre la moglie Faradiba e quindi per questo ritratto in particolare i musicisti eseguiranno un anonimo orientale del Settecento. E poi ancora varie altre arie, per esempio di Bach, dedicato a degli statisti tedeschi. Poi abbiamo tutta una parete molto ampia dedicata a tutto un ciclo dedicato alle Venezie, tema che Nora amava moltissimo, e quindi ecco Vivaldi e la Barcarolla di Offenbach, e poi i viaggi, lei era una grande viaggiatrice, e abbiamo un pezzo speciale realizzato dal duo Zanetti-Casaccia, anzi il trio a questo punto, la simulazione anche del flauto, e diciamo in questo senso questo aspetto del concerto diventa una prima mondiale. Nora Carella ha anche dipinto i paesi del nord, il mare del nord, ed ecco Edward Grieg e poi i fiori con un magnifico pezzo, Cogli la rosa, lascia la spina. Thank you.
Grazie, veramente un buonasera a tutti, buonasera a nome di tutta l'amministrazione comunale che rappresento appunto nelle veste di assessore a questo che è un evento nell'evento. Io devo dire sono ammaliato e da questa intuizione che ha avuto Mariana Cerboni nel creare due eventi, quello espositivo, ma che produce in fondo una straordinaria, uno straordinario evento musicale, laddove il termine musicale è, devo dire, riduttivo, visto i maestri che gli artisti presenti, e quindi in modo autentico, formale e non formale, devo dire veramente un grazie per aver donato alla città di Trieste un evento straordinario. Ecco, questi sono eventi, io devo dire, che non si possono ricondurre, circoscrivere alla città di Trieste. Un evento con i maestri che sono chiaramente su questo palcoscenico, diciamo, d'opere d'arte che si esibiscono assieme alle opere stesse, rappresentano un'unicità quasi nazionale, se non di più. Quindi grazie, ovviamente come Trieste sarà sempre vicino e sempre sposerà, sosterrà queste iniziative. E quindi non è stato che darci appuntamento ad un nuovo evento, e devo dire straordinario, prezioso, importante come questo.